Cosa ne pensi di quella cosa? Scusi, è in ufficio, George Fields. Aspetta. Cosa vuoi aspettare fuori? C'è San Francisco in linea. È importante. Qui è New York, George. Anche New York è importante. Sid, sei ancora in linea? Sid, ecco, contento? Margaret, richiamalo per favore, perché io qui l'ho perso. E adesso cosa c'è, Michael? Terry Bishop fa servo di scena, vero? Non mi dicesti mando te per quella parte, o mi sbaglio, che avrei dovuto fare il provino per la parte? Sei il mio agente o no, George? Michael Stuart Preston vuole un nome. Perché Terry Bishop è un nome? No, Michael Dorsey è un nome. Per ordinare una pizza, Michael Dorsey è un nome. Bravo, George. Aspetta, aspetta. Mi fai sempre arrabbiare, Michael. Fammi ricominciare da capo, lo so, ti ho detto una carognata. Allora, Terry Bishop fa le fiction. Milioni di persone lo guardano ogni giorno, è un nome. E questo lo qualifica per rovinare servo di scena? Ma che cosa stai dicendo? Che significa? Io non voglio entrarci in questo discorso. No, 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 no. Questo non mi riguarda. Lo sai che Non non mi vale riguarda. un mio mignolo quello, George? Lo sai benissimo, ho fatto quella parte pure a Michael, Minneapolis. se Stuart Preston vuole un nome, sono affari suoi, ok? Ti dirò una cosa che ti disgusterà probabilmente, ma nello spettacolo c'è chi lo fa per lucro. George, non dipingermi come un eccentrico, per favore, lo sai benissimo che anche io lo faccio per lucro. Ah, davvero? Certo. Allora, i teatri di Harlem, Strindberg nelle carceri, oppure l'Officina Popolare di Syracuse, No, un teatro. momento, a Syracuse ho fatto 9 lavori in 8 mesi, se per questo. E ho avuto grandi recensioni da tutti i critici di New York. Non che l'abbia fatto per questo. Ah, Dio non voglia che tu perda il culto del fallimento. Bene, vabbè. Ti ho mandato a leggere una commedia di Jeff. Non so se per caso l'hai letta, gliel'hai data un'occhiata, è una grande parte per me quella. Ma che cosa ti è saltato in mente di mandare a me una commedia del tuo coinquilino? Io sono il tuo agente, non sono tua madre. Non è mio compito trovarti testi da protagonista. Io qui fagocito offerte e fatturo, ecco che faccio. Tu fagociti offerte, fatturi, che linguaggio da protozoo. Michael, è un testo significativo, l'hai letto. Dai, è una grande parte per me, lo Michael, sai. ti do una notizia. Nessuno farà mai quella commedia. Perché? Perché è deprimente, ecco perché. Perché a nessuno interessa di due che si trasferiscono allo canale. È una storia accaduta. Ma chi se ne frega? Nessuno pagherà mai 20 dollari per vedere una coppia che vive nell'inquinamento chimico. Se li guardano già sotto casa. Bah, tu la vedi così? Beh, allora la produrrò io quella commedia, farò io quegli 8.000 dollari, va bene? E voglio però che nel frattempo mi mandi a fare di tutto. Io sono disposto a fare di tutto, ma veramente, George, veramente. Posso andare a fare anche gli spot pubblicitari, gli spot per gli assorbenti, le voci fuori campo, quello che vuoi. No, 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 Sì. amico mio, io non posso mandarti a fare niente. Perché no? Perché nessuno ti vuole più. Beh, non è vero, George. Io mi rompo il culo per il risultato, tu lo sai benissimo. Sì, a tutti gli altri rompi coglioni, ecco quello che fai. Ma chi ha solo 4 settimane per un Tolstoi? Ti sembra che abbia tempo per discutere se Tolstoi cammina mentre muore, cammina mentre parla oppure muore cantando? Ti prego, George, quello era un regista. George, sono passati 2 anni, lo sai benissimo che era un idiota. Ah sì, Lo tutti dicevi idioti, anche. Michael, per te. Sono tutti idioti! Ma tu discuti con tutti, sempre! Tu godi della peggiore reputazione a New York. Nessuno ti vuole più. Beh, stai dicendo che nessuno la vuole lavorare più con me a New York? No, sei restrittivo, Michael. Neanche Hollywood ti vuole più nessuno. Non posso neanche mandarti a fare gli spot. Dovevi fare un pomodoro per 30 secondi, anche lì li hai fatti sforare perché non volevi Ma sederti. non era logico. Ma facevi un pomodoro, Michael. Un pomodoro non possiede logica, un pomodoro sta È quello fermo. che facevo, infatti. Non posso stare quindi, non posso muovermi. E perché devo mettermi seduto? Io ero. Era un pomodoro in piedi, era un rubizzo succoso, pomodoro da insalata, Michael. Lo sai benissimo, George, come faccio bene i vegetali. Diedi anche una serata all'Off-Broadway in cui spaccai come pomodoro e come cetriolo. Ero rimasto in bocca asciutta. Michael, io mi sforzo per rimanere calmo. Tu sei un magnifico attore. Grazie. Ma sei anche un fiero rompipalle. Vai a fare un po' di psicoterapia. Grazie. Io invece farò quegli 8.000 dollari e farò quella commedia, va bene? Michael, tu non farai neanche 25 centesimi. Nessuno ti darà lavoro. Ah no? Va bene. Michael, Michael.